Un saluto a tutta la stimata community di Voce Moore. Oggi abbiamo uno spacchettamento di ciofeche. Sigla! Perfetto ragazzi, come saprà chi mi segue più assiduamente, nei giorni scorsi ho acquistato un paio di ciofeche molto ben conosciute dallo store di Amazon per due ragioni. La prima è perché sono un inguaribile curiosone e quindi volevo vedere, dato che questi modelli, questi orologi mi passano sott'occhio molto molto spesso, quindi ho deciso di acquistarli per provarli con mano, per testarli, per vedere come sono, ma poi anche perché c'erano degli sconti che si aggiravano sul 50%, quindi due orologetti del genere mi sono costati davvero pochissimo e quindi ho detto proviamoli. Ma se non perdiamo altro tempo, prima di cominciare lo spacchettamento, iscrivetevi al canale, lasciatemi un like se questo video vi piace, fatemi sapere cosa ne pensate di questi orologi. Iscrivetevi anche al mio profilo Instagram, mi raccomando, è molto importante. Ma procediamo subito con il primo. Direi di partire con questo, già mezzo aperto, vabbè. Ok, finiamo l'opera e vediamo che cosa c'è. Ok, il marchio di cui vi parlavo è il famoso Lige, famigerato Lige, marchio cinesissimo, ma ormai sappiamo che arriva tutto da lì, che compare molto spesso nelle ricerche dei vari store dal quale andiamo a controllare i nostri orologini. Oh, che scatolina interessante! Oh, molto carina. Devo dire che si discosta un pochino dalle solite. It is not only a timepiece, it is a piece of fashion. Addirittura, ragazzi, scusate il mio inglese pessimo. Ma siamo di fronte a un pezzo di moda, a quanto pare. Andiamo a vedere. Oh, che padellone. Oh mio Dio. Però bellino il fondo. Mi piaceva il colore rosso degradé. Sapete che io sono un feticista del rosso. Qui, vabbè, carte, cartine eccetera che non ci interessano. E l'orologio è questo, ecco. Abbastanza grandicello, Però esteticamente non mi dispiace, non mi dispiace. Spero che si riesca a vedere. Vabbè, dai, andiamo avanti subito con il prossimo, senza perderci in chiacchiere. Posiamo questo grandissimo pezzo di moda. Ah, maledetti cinesi. Non è vero, li adoro. E andiamo a vedere il prossimo orologino, il prossimo pacco un pochino più consistente. Apriamo. Che cosa abbiamo qui? Oh, in questo caso invece abbiamo Foxbox addirittura. Questo praticamente è un sottomarchio, comunque appartiene sempre all'universo Lige. Infatti come vedete qui Lige è scritto anche qui, è riportato anche qui. Andiamo a vedere. Stessa tipologia di pacchettino. E andiamo a spizzare piano piano, piano piano. Qui c'è una bustina con le varie cose inutili che tutti gli orologi hanno. Ok. Oh, oddio. Abbiamo qui un simpaticissimo omage del Seiko Tuna, simpaticissimo, devo dire, molto simpatico. È ovviamente un quarzo, ci sono residui di polverine, chissà cosa sono, polveri cinesi, va bene. Abbiamo un cinturino abbastanza piacevole al tatto, un gommino piacevole al tatto e abbiamo un orologio enorme. La Iera fa cagare, ve lo dico da subito. Vabbè. Perfetto, ragazzi. Questi sono i due ciofechini che ho acquistato così d'impulso, de botto, di getto, senza senso, diciamo così. E i
le prime impressioni sono un misto fra un positivo e un negativo, diciamo ci sono alcune cose che mi sono piaciute, altre un po' meno, però vabbè, poi ne andremo a parlare, datemi qualche giorno di tempo, li indosserò, li testerò, vedrò un poco come si comportano e poi faremo una recensione, pensavo di fare una recensione doppia perché comunque sono orologi così, quasi da bancarella, quindi era inutile dedicargli un'intera recensione per ognuno di loro e farò una recensione dedicata agli orologi Ciofeconi. Io vi ringrazio per avermi seguito, ragazzi. Vi chiedo come sempre di iscrivervi al mio canale, è molto importante. Lasciatemi un like se questo video vi è piaciuto, anzi, lasciatemi un like per premiare il mio coraggio ad aver acquistato questi due orologiazzi. Fatemi sapere comunque qui sotto cosa ne pensate. Iscrivetevi anche al mio profilo Instagram. Io vi ringrazio, vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao ragazzi, ciao a tutti.